Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e sulla campanella per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Ci occuperemo della sezione sinistra dell'arranger di Studio One, che racchiude al suo interno sia le funzioni che vediamo qui in alto relative alla tempo track e all'arranger track, sia la sezione relativa al quello che viene chiamato normalmente inspector, ossia tutte le funzioni principali che fanno riferimento alle singole tracce. Vediamo innanzitutto la sezione in alto che fa riferimento alla traccia tempo. Attivandola noi potremo disegnare una traccia tempo in grado di lavorare, quindi cambiare velocità nel momento in cui il nostro play e quindi il metronomo subisca delle variazioni, come vediamo. In questo modo potremo creare degli accelerando e dei rallentando MIDI che renderanno i nostri arrangiamenti molto più realistici. In alternativa questo sistema può essere utilizzato per creare un click su un live, quindi su una esecuzione live, dove il metronomo non è perfettamente sincronizzato. Con questo sistema infatti potremo, una volta creata la tempo track sulla sezione live, registrare e sincronizzare perfettamente i nostri strumenti instruments e quindi tutte le parti MIDI, comprese le batterie elettroniche. Vedremo più avanti come fare questo. Ovviamente ci sarà anche una lezione esclusivamente relativa all'uso della tempo track, come anche la traccia arranger che vedremo, o traccia arrangiatore che vedremo in funzione con tutte le sue caratteristiche durante le lezioni relative all'arrangiamento MIDI. Segue la traccia marker, con cui potremo creare attraverso l'inserimento dei marker utilissimi per identificare i punti dell'arrangiamento. Ovviamente utilizzando poi il tasto destro potremmo dare un nome al marker oppure editarlo. Segue la traccia automazioni, questa una volta attivata verrà mostrata all'interno dell'inspector. Con la chiave inglese accediamo alle opzioni dell'arrangiamento, dove potremo far sì che la traccia selezionata diventi in solo, anche che l'ingresso dello strumento segua la selezione o che l'ingresso audio segua la selezione. Nella sezione modifica potremo abilitare il cursore per gli strumenti, localizzare il cursore nello spazio vuoto in questo modo, oppure lasciare il cursore nella posizione di edit. Quando selezioneremo una parte MIDI, il cursore verrà agganciato alla parte MIDI selezionata. L'automazione seguirà gli eventi. Nella parte visibilità potremo colorare la traccia che andremo a creare in automatico, mostrare i numeri del canale sulle tracce, molto utile per identificare il numero del canale nel mixer, o mostrare le note della traccia. Anche in questo caso potremo aggiungere delle note alla nostra traccia e far sì che una volta creata possa avere delle note aggiuntive. Vediamo come. Aggiungiamo una traccia audio o traccia instruments, è la stessa cosa. In questo modo, attivando le note, potremo aggiungere delle note alla traccia, per esempio che identificano parti del testo oppure che identifichino il come è stata registrata, il preset ed altri tipi di informazioni. Nella sezione audio potremo ignorare la latenza del plugin, far sì che il monitor segua la fase di registrazione in automatico. Infatti noi quando premiamo sul record il monitor viene attivato automaticamente, oppure che il monitor venga messo in mute nella fase di riproduzione, come se fossimo su un nastro. Vediamo come analizzare tutta la sezione inspector della traccia. Aggiungiamo anche una traccia MIDI per vedere le differenze. Come dicevo, la selezione della traccia automazione far sì che noi potremmo vedere l'automazione, ad esempio, del volume, oppure il canale singolo con le funzioni di ingresso, uscita, record e monitor. Questo è anche attivabile premendo il tasto A. Apriamo l'inspector ed analizziamo il contenuto di ogni traccia. Aggiungiamo un instrument dalla nostra cartella strumenti, carichiamo una delle librerie di batteria. Come vediamo, una volta aperto Impact, ogni uscita di Impact viene identificata all'interno di Studio One, per cui non avremo soltanto un'uscita stereo, ma l'uscita per ogni componente della nostra batteria, utilissimo per un missaggio audio. Torniamo sulla traccia audio ed iniziamo ad analizzare l'inspector attivabile appunto con il pulsante I. Per prima cosa avremo la traccia agganciata al tempo, ossia in modalità time stretch. Tutto ciò che noi importeremo all'interno di questa parte verrà automaticamente agganciata alla griglia e di conseguenza stretchata
in espansione o in restrizione nel momento in cui il metronomo sarà più o meno veloce rispetto al loop, per esempio, che abbiamo inserito all'interno. Togliendo la modalità di time stretch, quindi non seguire, avremo il loop che rimarrà nella sua velocità originale e si sgancerà dalla griglia. Vedremo poi come utilizzare questo tipo di time stretch anche nella sezione di Arranger Track. Sotto avremo l'algoritmo di time stretch applicato al loop o alla traccia che noi andremo ad inserire. In questo caso si trova in modalità solo e quindi è studiato per lavorare, per esempio, su tracce monofoniche. Oppure in modalità Drums Elastic Pro, in questo modo sarà più adatto all'analisi di un loop e quindi aumenterà la sua capacità di elaborazione negli algoritmi relativi ai loop. L'ultima sezione, Sound Elastic Performance, è relativa all'algoritmo che fa riferimento a tutte quelle tracce che contengono suoni multitimbrici e non solo monofonici. Per cui, in base al tipo di loop o suono che inseriremo nella traccia, verrà agganciato con il time stretch alla nostra tempo track e verrà stretchato in base a questi tre tipi di algoritmi. Il gruppo. La selezione gruppo ci permette di lavorare in modalità raggruppata sui multitraccia, come ad esempio quando lavoriamo nell'editing composito delle batterie reali. Vedremo poi nel tutorial relativo all'uso delle batterie come utilizzare questa funzione più approfonditamente. Il layer è una delle funzioni più interessanti di Studio One e ci permette di registrare più layer all'interno della stessa traccia per poter poi creare un comp, quindi un edit delle varie tracce in una sola singola traccia, più semplice poi da mixare. È la funzione che viene utilizzata sempre in fase di recording e fa riferimento anche alla funzione recording e che ci permette di avere una registrazione in maniera sostituzione oppure una maniera take su layer. Quindi ogni take che noi registreremo verrà formato un layer poi selezionabile da questo menu. Affronteremo approfonditamente questo argomento durante la registrazione della voce e degli strumenti acustici. I layer seguono gli eventi, anche questa funzione può essere spuntata o meno e vedremo poi come utilizzarla. Riprodurre le sovrapposizioni qualora avessimo dei layer che si sovrappongono e il delay della traccia. Questa funzione è presente anche nelle tracce MIDI e permette di rallentare o accelerare la traccia sull'arranger per creare degli effetti, ad esempio di spazialità, come vedremo poi nella registrazione delle chitarre acustiche, oppure per correggere alcune tracce di batteria che sono leggermente fuori sync. L'automazione può essere accesa o spenta e aggiunge alle funzioni di scrittura, legame, touch e lettura che vengono poi associati ai controller esterni. È un sistema fantastico per poter creare una programmazione utilizzando il nostro fader port. Il parametro che viene indicato qui al lato fa riferimento al tipo di automazione che noi vorremmo vedere. In automatico la traccia crea l'automazione per il volume o il pan, oppure potremmo aggiungere un'altra automazione relativa ad esempio al mute, al solo o all'accensione di alcuni plugin sempre all'interno di questa traccia utilizzando aggiungi o rimuovi automazione. Sotto troviamo la sezione relativa alle note. Vedremo poi in una sezione apposita come utilizzare tutte le note e tutte le relative tracce. Seguendo sotto potremo strecciare leggermente la nostra X-Spector ed analizzare il canale che è presente anche sul mixer. Infatti, come vediamo, sono sincronizzati sia il mixer sia il canale che è mostrato nell'X-Spector. Abbiamo quindi l'ingresso audio, l'uscita del nostro canale, in questo caso va sul principale, il mute, il solo. È una sorta di punto immagine riprodotta del canale che si presenta sul mixer. Potremo poi trasformarlo in stereo o lasciarlo in mono. In questo canale possiamo inoltre inserire i plugin, ad esempio mettiamo un Empire che vedremo anche automaticamente riaperto all'interno del mixer. Stesso discorso per i sense. La parte sottostante fa riferimento al tipo di file audio che inseriremo nella traccia. Facciamo un esempio, togliamo l'automazione, andiamo nei loop, prendiamo un loop a caso e vedremo che il loop contiene all'interno delle informazioni che noi ritroviamo scritte qui sotto, ossia il tipo di nome, il nome del loop, la durata, inizio e fine e la modalità di play. In questo momento allunga eventi vuol dire che il loop viene allungato e quindi strecciato per poter combaciare perfettamente con le quattro misure del nostro arrangiamento. Togliendo questo, il loop tornerà nella sua velocità originale, che come vediamo non coincide più con le quattro misure. Andiamo nella sezione Instruments. Come vediamo, l'Inspector cambia e
in questo momento abbiamo il time base, quindi l'agganciamento sulla nostra griglia in base ai bit o ai secondi, se noi stessimo ad esempio lavorando su un filmato. Il gruppo anche in questo caso verrà creato per poter lavorare con più tracce simultaneamente MIDI, ed anche in questo caso abbiamo la possibilità di creare dei layer in fase di recording MIDI. Utilissimo ovviamente anche per creare un comp MIDI, come faremo nelle tracce audio. Anche in questo caso i layer seguono gli eventi. Il delay ha la stessa identica funzione di quello presente sulla traccia audio, quindi per spostare temporalmente la traccia su e giù. Il transpose, per poter muoverci nella tonalità diversa da quella in cui stiamo registrando, e quindi si muoverà in suddivisione di semitoni. Quindi per tutta l'ottava dovremo aumentare i semitoni o scendere di semitoni. Creiamo una traccia, meno 12, in questo caso suonerà un'ottava sotto. La velocity anche in questo caso viene lavorata direttamente dall'inspector e fa riferimento a tutte le note presenti all'interno della traccia MIDI registrata. L'automazione segue lo stesso principio di quella audio. Avremo quindi la possibilità di aggiungere delle automazioni relative alla traccia MIDI o ai plugin instruments inseriti in questa traccia. Per esempio, tornando su Impact, avremo modo di aggiungere delle note alla traccia come per la traccia audio, ma in questo caso avremo anche un ulteriore sistema di plugin MIDI da utilizzare nella traccia MIDI, che viene chiamato NoteFX. In questo caso viene acceso e nella versione Artist in nostro possesso possiamo utilizzare soltanto l'input filter, mentre ne troveremo un numero maggiore nella versione Pro di Studio One. L'input filter ci permette di filtrare, quindi non far suonare alcune note o alcuni parametri MIDI all'interno della traccia. Scendiamo ancora e abbiamo le stesse funzioni della traccia MIDI, quindi l'ingresso, quindi l'uscita, che è relativa all'Impact XT, l'ingresso che fa parte della tastiera MIDI che abbiamo configurato nella fase di configurazione delle preferenze MIDI, e il canale. In questo modo io posso selezionare i diversi canali che noi vediamo sul mixer e lavorarmi tutti i canali dello strumento MIDI direttamente da questo piccolo menu. In questo modo avrò modo di muovermi velocemente all'interno dei canali e registrare anche velocemente ascoltando il suono di ogni singolo pezzo che è caricato nei pads contenuti all'interno di Impact. Sotto troviamo sempre le funzioni di transpose, che fanno riferimento alla porzione MIDI differentemente dal canale. Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari e al corso professionale presso il mio studio nei corsi online. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ho da poco aperto anche un account Patreon per raccogliere i fondi a sostegno della realizzazione dei prossimi video gratuiti. Trovate il link sempre nella descrizione. Ciao, a presto!